Che cos'è l'evoluzione? È acquisizione da se stessi a se stessi. Domanda. Voi ripetete che noi osserviamo la nostra vita con i nostri parametri. Che cosa significa? Che i vostri parametri sono la misura delle vostre limitazioni. Domanda. Perché dite che è necessaria una certa affinità tra l'entità e lo strumento che la riceve? Perché l'affinità è data dall'evoluzione. Ad un certo punto della sua evoluzione, l'individuo accede a certe nuove facoltà che sono date appunto dal picco di coscienza che ha raggiunto. Più questo picco è alto, maggiore è la possibilità per l'entità di inserirsi in qualche punto della coscienza dello strumento. Se ad esempio il picco di coscienza è molto scarso nel piano mentale e molto alto nel piano astrale, è più facile che tramite un eventuale strumento si presenti un'entità del piano astrale. Domanda: perché l'evoluto è spesso al di fuori di ogni organizzazione? Perché non ha fiducia nella media evoluzione, anche se sa che è qui per promuoverla. Domanda. Seneca, nella Tranquillità della vita, dice: «V'è un genere di pena non indifferente che consiste nella preoccupazione di posare e non stare mai con semplicità. La vita di molti, infatti, non è che finzione e pomposa parata, ma è un bel tormento questo continuo osservare se stessi, questo timore di essere sorpresi in un atteggiamento diverso. Tutte le volte che ci guardano vogliamo essere stimati e così siamo in perpetua ansietà, perché ci può accadere di svelarci quali siamo a nostra insaputa, ed anche se riusciamo a forza di attenzione a simulare, non è una bella vita né tranquilla avere sempre la maschera sul volto. Per contrario, che piacere si ha nel mostrarsi con la bellezza di una sincera semplicità, liberi da ogni ornamento estraneo. Si corre il pericolo dell'essere disprezzati se ci mostriamo a tutti quali realmente siamo e della gente nell'avvicinarsi farà la schifiltosa. Se siamo virtuosi, la virtù non scapita nulla ad essere ravvicinata. Del resto è meglio essere disprezzati per la nostra franchezza anziché soffrire il tormento di una continua simulazione. Voi siete d'accordo? Noi vi ripetiamo che la virtù non è il raggiungimento di un bel ragionamento, ma di un bel sentire. Quello che è affermato in questo brano è infatti prima il risultato di un bel sentire e poi di un bel ragionamento. Ma la bellezza del ragionamento non esisterebbe se prima non esistesse il sentire. Domanda. Ho letto che le sette sefirot della religione ebraica simboleggiano i sette giorni, che sono gli stadi originari della creazione. Perché questa somiglianza con la nostra religione? Perché il discorso sapienziale generale è che la saggezza progressiva dell'umanità aggiunge ogni volta a se stesso la nuova evoluzione. Domanda. Perché ripetete sempre non cristallizzatevi? Perché ciò che per la vostra umanità è scienza, per l'umanità successiva sarà superstizione, perché ogni umanità deve realizzare tutti i livelli di lettura del discorso sapienziale generale, prima da individuo a individuo e poi nel suo insieme. Perciò non cristallizzatevi, non ristagnate mai nei raggiungimenti precedenti. Domanda: che cosa significa vivere coscientemente? Significa porre attenzione al proprio essere quando si cammina, quando si è fermi, mentre si giace, ogni volta che si usa il proprio corpo. Significa osservare il sorgere e lo svanire di ogni pensiero e di ogni azione. Chi vive in questo modo vive sempre più di coscienza e sempre meno di mente, e si avvicina così
alla realtà.